Dunque, il quattordicesimo finalista, Alessandro Cecchini, in arte Cecco, è nato a Firenze 42 anni fa. Già da piccolo organizzava spettacoli con dei burattini dove coinvolgeva anche gli amici. Poi è nato un interesse per la musica che lo ha portato ad imparare e suonare la tastiera e la chitarra. La sua avventura nello spettacolo è iniziata nel 2010 quando insieme a Emanuele Batelli ha creato il duo comico Cecco e Baracca. Partecipando a vari concorsi hanno vinto il trofeo Aria Fresca. Successivamente è maturata una passione per il video e il cinema che lo ha portato a realizzare numerosi cortometraggi comici. Uno di questi è stato selezionato ai Nuovi Talent Rai. Nel frattempo Alessandro ha iniziato a lavorare come cantante di piano bar, ha fondato una compagnia teatrale, ma ha anche firmato la sua prima regia cinematografica con un film che ha visto la partecipazione di Alessandro Benvenuti. Il ritornello della canzone che sentiremo è stato selezionato per una puntata di Tocca a te, ideato da Carlo Conti e in onda su Rai Play. Cecco, Alessandro Cecchini, canta Volevo far la dieta. In bilancia continuava a salire, però mangiare poco non è che mi piaceva, e quindi il pancione purtroppo mi cresceva. Mangiai solo verdura per una settimana, ma al secondo giorno aggiunsi rosticciana, al quinto giorno poi il pollo cotto al forno, e la verdura alla fine divenne un contorno. Non mi rassegnai e decisi con lo sport. La tuta gli era stretta, m'entrava la maglietta. Allora per uscire misi la camicetta. Partiron due bottoni, accecaron due pedoni. Volevo far la dieta per riuscire a dimagrire. Il peso in bilancia continuava a salire. Però mangiare poco non è che mi piaceva, e quindi il pancione purtroppo mi cresceva. Decisi di mangiare solo vegetariano, ma il tofu gli era insipido, ci aggiunsi il parmigiano. La fame l'era tanta ed aumentava piano, ci aggiunsi la salsiccia e passai al vegano. L'impresa gli era dura a mangiar solo lattuga, condividevo il piatto con la mia tartaruga. La pancia brontolava, sentivo la sua lagna. Allora io decisi di diminuire il vino, ma a tavola non resistevo senza un bicchierino. L'odore era buono, ne aggiunsi un gocciolino. A fine settimana ho finito una damigiana. Volevo far la dieta per riuscire a dimagrire. Il peso in bilancia continuava a salire. Però mangiare poco non è che mi piaceva, e quindi il pancione purtroppo mi cresceva. Per ultimo decisi di andare dallo specialista, e mi recai quindi da un nutrizionista, il quale preparò una bella lista. Niente pasta asciutta, per un mese solo frutta. A seguir quella lista non ce la facevo più, ma dopo qualche giorno i chili andaron giù, e quindi dalla gioia mangiai un tiramisù, e il peso in bilancia e tornò di nuovo su. Volevo far la dieta per riuscire a dimagrire. Il peso in bilancia continuava a salire. Però mangiare poco non è che mi piaceva, e quindi il pancione purtroppo mi cresceva. Volevo far la dieta.